Cosa ha significato, secondo Calporani, il crollo della base aurea internazionale? Beh, varie cose. Intanto potremmo dire che segna il definitivo salto del denaro nella innaturalità. Naturalmente la moneta aurea e successivamente la base aurea della moneta è comunque interna ad una dimensione simbolica. Il valore dell'oro non dipende da nessuna proprietà naturale intrinseca dell'oro in quanto tale, non è un fatto di natura fisica o chimica, è un fatto di natura simbolica. È unicamente la cultura che attribuisce all'oro un ruolo simbolico, sempre con qualche addentellato di tipo rituale e religioso, e quindi ne fa la base del commercio monetario. Ma nel momento in cui il denaro cessa fisicamente di essere aureo e nel momento in cui ancora successivamente cessa di essere comunque riferito a riserve auree fisicamente esistenti, si perde comunque un legame con qualcosa di esistente in natura, come può essere l'oro, e quindi come qualcosa che in qualche modo, sia pure come costruzione umana, ha una sorta di valore oggettivo. Quindi il denaro diventa puramente convenzionale, diventa qualcosa che misura non qualche cosa di fisicamente esistente, ma delle rappresentazioni, delle aspettative di mercato. Il valore di una moneta non avrà in definitiva nessun legame effettivo con una base concreta e oggettiva di quella moneta, ma avrà a che fare semplicemente con quello che i soggetti agenti nel mercato si aspettano che quella moneta possa vendere o comprare e in particolare quello che si aspettano possa vendere o comprare in riferimento alle altre monete. E questo finisce appunto per far perdere un'ancora. C'era comunque una dimensione in qualche modo fissa del commercio mondiale. E questa dimensione si perde completamente, quindi il commercio mondiale diventa qualcosa di completamente aleatorio e di esposto, senza possibilità di difese, alle crisi. Inoltre viene anche meno una possibilità in qualche modo di regolazione internazionale del mercato. Una volta che c'era la base aurea, c'era comunque un punto di riferimento comune a tutte le economie nazionali, c'era in qualche modo una struttura di governo, una dimensione di stabilità. Questa dimensione si perde completamente e quindi si perde completamente qualunque possibilità effettiva di un controllo politico dell'economia globale, che è uno dei punti fondamentali. Su cui Polanyi insiste. A un certo punto l'autonomizzazione dell'economia attraverso la costruzione del mercato autoregolantesi elimina ogni spazio che non sia puramente ausiliario alla stessa decisione politica. Quindi vanifica gli stessi principi della società liberale, vanifica il principio della libertà individuale, vanifica il principio della partecipazione democratica, che pure sono valori fondamentali della società liberale. In un certo senso, la società liberale si autotrasforma in una finzione, in quanto abbandona completamente a se stessa quella parte di se stessa che ha dogmaticamente deciso essere autonoma ed essere dominante. La rappresentazione dell'economia come la struttura dominante dell'esistenza umana finisce per distruggere ogni altra dimensione. E qui c'è anche il problema della importanza che Polanyi riconosce al fascismo come momento in cui i nodi politici vengono al pettine, in cui l'impossibilità del governo politico della società liberale giunge fino alle sue estreme conseguenze. Per Polanyi, il fascismo potrebbe rappresentare una reazione estrema della società per salvare il capitalismo industriale, dandogli
una veste, diciamo, una giustificazione, anche se estranea allo stesso fascismo. Che ne pensi? Sì, intanto è importante considerare che per Polanyi il fascismo è una dimensione assolutamente globale, transnazionale e non identificabile con le singole specifiche esperienze storiche. Quindi non bisogna attribuire eccessiva importanza alle forme specifiche, storicamente specifiche, assunte dal fascismo in determinate nazioni. Cioè, insomma, il fascismo non è primariamente il regime di Mussolini o primariamente il regime di Hitler, non è legato a caratteristiche nazionali specifiche italiane o tedesche, eccetera. Non è conseguenza di fatti storici particolari che riguardano soltanto nazioni particolari in condizioni particolari. È uno stadio inevitabile a cui giunge l'economia di mercato precisamente nel momento in cui i nodi vengono a pettine, cioè nel momento in cui risulta evidente che non è più possibile un governo politico del mercato e che quindi non è più possibile una difesa politica di esigenze umane rispetto all'andamento del mercato. E in proposito sono determinanti le grandi crisi economiche, in particolare quella del 1929, ma naturalmente bisogna tenere presente che le crisi nella società di mercato sono assolutamente ricorrenti, proprio perché non è vero, non è mai stato vero, non sarà mai vero che il mercato si autoregola. Il mercato è una struttura anarchica, è un puro e semplice automatismo che a un certo punto, come ogni automatismo, si inceppa e non è in grado di ripararsi da solo. Il solo modo di superare le crisi, restando nella logica del mercato, è scaricarle sui più deboli. Quindi le crisi economiche si risolvono producendo povertà che può persino essere estrema, che può persino consistere nella morte di un numero non piccolo di persone. Ora, il fascismo è contemporaneamente due cose apparentemente in contraddizione tra di loro, ma in realtà legate da una logica di fondo. È un tentativo disperato e impossibile, destinato fin dal principio al fallimento, di riprendere il controllo politico dell'economia attraverso la costruzione di un sistema di governo autoritario, decisionista, che sostanzialmente non incontra più nessun limite e quindi non riconosce nessuna dimensione di contrattazione della decisione politica. E quindi la svincola totalmente dall'esigenza di tener conto di più interessi, di più esigenze, di più valori, dello stesso pluralismo sociale. Nello stesso tempo, siccome questo tentativo di riprendere il controllo politico dell'economia non può riuscire, e alla fine il fascismo finisce per produrre l'esatto contrario, cioè finisce per produrre un sistema di mercato in cui sono completamente spariti tutti i pur inefficaci contrappesi che un sistema di democrazia liberale potrebbe presentare rispetto ad esso. A proposito, è interessante che Polanyi abbia concluso il suo libro, che peraltro esce in un'edizione non definitivamente rivista da lui e che in effetti presenta alcuni difetti mai corretti, insomma un libro che non ha mai avuto l'ultima mano, La grande trasformazione. Lui lo pubblica nel 1944, quando la Seconda Guerra Mondiale è ancora in corso, ormai il suo esito probabile si è delineato, ma non è ancora finita, non è ancora del tutto certa quale sarà la sua fine. E comunque Polanyi, anche se nega le specificità dei vari fascismi e considera il fascismo come una categoria generale che può assumere forme completamente diverse nei diversi stati, quindi anche una forma che può tranquillamente ritornare, e questo è un punto di estremo interesse, sono comunque proprio i fascismi contemporanei a Polanyi che ci fanno vedere tutto questo. Prendiamo per esempio il nazismo. Il nazismo è un modo di gestire un'economia altamente industrializzata, altamente tecnologica, legata a
un livello culturale e scientifico elevatissimo, ma in cui ritorna la schiavitù, proprio la schiavitù vera e propria. Il valore del lavoro è talmente sparito, si è talmente dissolto e si è talmente dissolto qualunque apparato di riconoscimento e di tutela di diritti umani, che se c'è un interesse economico ad avere schiavi, si possono benissimo avere schiavi. I prigionieri di guerra, i prigionieri politici, gli stessi ebrei diventano schiavi. E la figura dell'ebreo è estremamente significativa, perché proprio quel lavoratore spinto talmente in basso, spinto talmente agli estremi, che la sua stessa morte rientra nella sua funzione produttiva. È il lavoratore ridotto a un punto tale che nel proprio lavoro deve fabbricare anche la sua stessa morte. Un lavoratore che per le esigenze del mercato deve, attraverso il proprio lavoro, autodistruggersi. E quindi, mentre produce merci, produrre anche se stesso come scarto. E questo evidentemente fa emergere l'inidoneità del sistema di mercato a riconoscere uno spazio di valori umani, in misura ben diversa da quanto potrebbe fare una liberal democrazia, che sarebbe comunque vincolata ad alcune affermazioni di principio e quindi anche vincolata al mantenimento più o meno formale di determinate istituzioni di tutela. Qui invece, insomma, in un certo senso il fascismo fa vedere che il re è nudo. Il fascismo elimina ogni orpello, ogni finzione, fa venire fuori l'economia di mercato in tutta la sua brutalità. Mentre nello stesso tempo, appunto come diceva lei, determina l'illusione e quindi il consenso sociale sul fatto che l'economia appare vincolata a lavori sostanziali e a valori sostanziali e quindi mutabili, per esempio la famiglia, per esempio la patria. Ma in realtà questi valori non fanno altro che naturalizzare, per così dire, il mercato. Il mercato diventa indiscutibile perché è fondato su patria, famiglia, popolo, razza e quindi appunto su una dimensione oggettiva, strutturale, ontologica, che in realtà non serve minimamente a frenare il mercato, ma serve semplicemente a giustificarlo ideologicamente in maniera estrema, eliminando qualunque possibile difesa, in un certo senso portandolo alla sua perfezione distruttiva e quindi autodistruttiva. Questo naturalmente è un punto assolutamente ricorrente. È chiaro che, insomma, non è il caso di mescolare a un discorso di questo genere considerazioni troppo estemporanee e troppo attualistiche, però si potrebbe benissimo, attraverso Polanyi, leggere molti aspetti di quello che sta accadendo oggi, perché senza naturalmente andare a cercare qualcuno che si comporta come Mussolini o come Hitler, che non c'è, per fortuna non c'è, questo però non significa che non ci sia qualche cosa che nell'ottica di Polanyi potremmo benissimo classificare come fascismo. Fascismo appunto nel suo senso, non nel senso che ci siano le camicie nere o che ci sia Auschwitz, ma nel senso che c'è comunque questo sforzo di fare una cosa facendo il suo opposto, di riportare sotto controllo o sotto un'illusione di controllo il sistema di mercato, nello stesso tempo denudandolo totalmente, privandolo di ogni possibile correttivo, quindi rendendolo ancora più distruttivo e devastante. Ecco, mi sembra che questo fotografi molto bene anche la situazione contemporanea o alcuni aspetti della situazione contemporanea e alcuni suoi possibili sviluppi. Se Karl Marx pone come critica chiave il concetto di merce, qual è il concetto cardine critico di Karl Polanyi? Ma in realtà se ne potrebbero trovare diversi, ma per cercare un punto comune che serve anche a chiarire la profonda differenziazione di Polanyi da Marx, e credo che un punto essenziale sia il rifiuto da parte di Polanyi della logica storicistica che Marx riprende da Hegel. Quindi questo concretamente significa il rifiuto della riferibilità
del processo storico ha fasi ben scandite e ben delineate, per cui c'è prima una cosa e poi un'altra, e quindi c'è un'economia di mercato che si sviluppa a un certo punto, mentre prima c'era stata un'economia di altro tipo, so, come in Marx, appunto la classificazione dei modi di produzione storici, dalla comune primitiva fino al modo di produzione servile, fino al modo di produzione feudale, fino al modo di produzione capitalista, fino al modo di produzione socialcomunista e così via. E in Polanyi questo significa perdere di vista la complessità della storia e soprattutto significa perdere di vista che ci sono delle dimensioni dello stesso comportamento economico che sono delle costanti umane. Quindi non è che per esempio il mercato cominci in una certa epoca e non ci sia mai stato prima. C'è una dimensione di mercato e quindi di scambio economico vero e proprio anche nelle economie più primitive, persino nell'economia paleolitica di caccia o raccolta. C'è una dimensione di mercato prima del capitalismo, che è anche molto importante. C'è un'affermazione di società mercantili che non sono ancora società capitalistiche. Pensiamo per esempio alle repubbliche marinare in Italia o agli stessi imperi coloniali europei, almeno nei loro inizi. Il punto è che queste dimensioni non sono mai esclusive, per cui abbiamo lo scambio, ma abbiamo anche il dono, ma abbiamo anche la redistribuzione, ma abbiamo anche la solidarietà. Sono tutti comportamenti diversi, diversamente ispirati e finalizzati, che però coesistono benissimo e coesistono senza che uno di essi fagociti gli altri. Quindi, insomma, secondo Polanyi, il marxismo è eccessivamente schematico, non coglie la complessità dell'economia e, tendendo appunto a ricondurla a fasi ben scandite, ognuna delle quali ha per così dire una sola faccia, e finisce anche per prospettare una soluzione di tipo utopistico e apocalittico, cioè una fase finale in cui tutte le fasi precedenti sono assorbite e cancellate. E invece, secondo Polanyi, non è così. Quindi, certamente rispetto al marxismo, fare un paragone con Polanyi è per certi versi fuorviante, perché non sono molto paragonabili tra di loro, anche se comunque va sottolineato che Polanyi rappresenta il solo atteggiamento anticapitalistico radicale al di fuori del marxismo. Ecco, se pensiamo a un critico radicale del capitalismo che non sia un marxista, il solo nome possibile è appunto Karl Polanyi. Però è anche vero che mentre il marxismo è un movimento storico, è una forza storica, è assegnato comunque una trasformazione importante della storia tra 8 e 900, e quella di Polanyi resta una posizione teorica molto accademica, molto intellettuale, molto isolata e assolutamente non collegabile a un movimento politico. Non c'è un polanismo che sia possibile paragonare al marxismo da questo punto di vista. Da questo punto di vista è chiaro che c'è anche una enorme differenza di proporzioni. Insomma, la posizione di Polanyi rispetto al marxismo ha certamente un impatto storico minimo contro un impatto storico massimo, anche se poi valutabili in modi molto diversi. Insomma, c'è una differenza di proporzioni tale da rendere poco sensato il paragone. Nello stesso tempo, però, è da sottolineare che comunque si tratta di una posizione teorica forte, importante e ben fondata, e che è l'unica che in qualche modo si presenti come possibile base teorica, vogliamo dire, di una terza via, che non sia il mantenimento di un dogma liberal-democratico che ormai mostra la corda dappertutto, o la ripresa che ormai sarebbe puramente velleitaria di una prospettiva marxista che ha dimostrato di non riuscire a radicarsi storicamente e a determinare cambiamenti definitivi del modello socio-economico. E con una situazione in cui è ormai abbastanza chiaro che il culto, l'idolatria del mercato come unico rimedio a se stesso,
così come l'illusione di un superamento rivoluzionario dell'economia di mercato, nel momento in cui entrambe queste cose rivelano in maniera assolutamente macroscopica la loro insostenibilità e la loro inattualità, in effetti, per quanto Polanyi sia rimasto in qualche modo in un angolo della storia, è insieme a pochi altri teorici l'unico ad aver fornito degli strumenti di pensiero che potrebbero anche in qualche modo trasformarsi in prospettive politiche, come pura possibilità che certamente ancora non mostra nessun indizio in atto. Comunque non si può non sottolineare che nell'economia critica di oggi riprendono comunque vigore aspetti come quello del dono, per esempio, come quello della solidarietà, come quello dello scambio non economico, come quello della reciprocità, che la dottrina economica mainstream ha completamente abbandonato e che invece, appunto, Polanyi ha riconosciuto in tutta la loro importanza.